Benvenuti amici di Android Blog all'unboxing di Vodafone Smart 4 Mini. Vediamo subito che cosa contiene la confezione. Intanto vi dico che per chi acquisterà questo Vodafone Smart 4 Mini verrà data anche in regalo una cover che non va purtroppo a sostituire la cover posteriore, ma va a proteggere tutto il telefono. Intanto ne approfitto per ringraziare il Vodafone Store Nausicaa SRL in Corso Italia Savona che ci ha prestato questo Smart. Ne andiamo subito a vedere cosa contiene la confezione. Che trova nella parte superiore lo smartphone in questa colorazione bianca con poi la possibilità di applicare le cover come detto in precedenza. Andiamo a vedere oltre alla manualistica rapida, ecco qui in quest'altra sezione cosa troviamo? Troviamo una SIM Vodafone, eccola qui, che andrà poi attivata, il sacchettino dove c'era la batteria che io ho già inserito nello smartphone. Abbiamo poi il cavo dati USB micro USB e ancora l'auricolare di fattura media che comunque trova posto nella confezione, oltre al caricatore da parete con plug USB qui in questo lato. Quindi una confezione abbastanza completa nonostante la fascia di prezzo del terminale, che ricordiamo è sugli 89 euro oppure 69 se abbonato a Vodafone One. Cominciamo a parlare del telefono, andiamo a vedere come è fatto. Vi dico che le dimensioni sono 121.6 x 64.4 x 12.3 mm di spessore per un peso di soli 117 grammi, davvero molto molto leggero, sembra quasi che sia senza batteria. Batteria che trova posto al di sotto della cover removibile. Andiamo a rimuovere la cover con l'incavo qui di lato, vedete come è assemblato bene, tanto da fare parecchia fatica per aprirlo. Qui la batteria 1400 mAh, solleviamola, sotto la batteria troviamo il posto per la micro SD che va ad espandere i soli 8 giga di memoria integrata e lo slot per la SIM in formato standard. Andiamo a rimettere la batteria, a chiudere la cover e continuiamo con la disamina dei lati. Partiamo pure da quello posteriore, già che siamo qui. Camera da 3.2 megapixel a fuoco fisso e altoparlante di sistema, secondo microfono per la soppressione dei fruscii. Cover lucida al posteriore ma che non patisce molto le dita. Lato superiore che vede tasto di accensione, spegnimento, blocco sblocco molto a filo con il resto del telefono e il jack da 3.5 per le cuffie. Lato destro che vede il bilanciere del volume e null'altro, a parte l'incavo detto in precedenza. Lato inferiore che trova la presa micro USB e lato sinistro pulito. Sul frontale abbiamo la capsula auricolare e non c'è la camera frontale. Sotto i tre tasti touch purtroppo non retroilluminati, con il primo microfono messo qui, non so se riuscite a vederlo, in questo piccolo forellino in basso. C'è anche un piccolo LED che però non è di notifica ma si accende solo quando lo smartphone è in camera, in carica, scusate, piccolo lapsus. Accendiamo lo smartphone intanto che si accende. Io vi dico che il processore che equipaggia questo Smart 4 è un MediaTek MT6572 dual core 1.3 GHz da Cortex A7, però con GPU il Mali 400 affiancato a 512 MB di RAM. La tecnologia radio è 4 bande GSM più ovviamente l'HSPA e abbiamo poi a GPS, accelerometro, sensore di luminosità, prossimità, non c'è l'NFC, non c'è l'LTE, il wifi è BGN monoband, il bluetooth è 4.0 non smart perché comunque non abbiamo neanche l'ultima versione di Android. I display che equipaggia questo terminale è un 4 pollici TFT 800x480 pixel per una densità di pixel di 233 ppi. Quindi non vediamo l'ora di provarlo a fondo. Io vi do appuntamento tra qualche giorno per la recensione completa. Un saluto da Alessio Cinabro per androidblog.it.